Numero 1520 di Via Tuscolana a Roma, sede centrale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Questo complesso, progettato dall'architetto Antonio Valente, fu inaugurato nel 1935, contemporaneamente agli studi di Cinecittà a pochi metri da qui. La realizzazione di una scuola nazionale di cinema nacque da un progetto del regista Alessandro Blasetti, che ne divenne poi il presidente. All'inizio il centro era una sezione del Conservatorio di Santa Cecilia e ospitava solo un corso di recitazione. In seguito divenne anche sede di una Cineteca nazionale. Purtroppo nel 1943, con l'occupazione nazista, esso fu saccheggiato e andarono perdute per sempre le pellicole che vi erano conservate. Nel 1968, anno che vide la contestazione dell'intero cinema italiano, fu nominato il regista Roberto Rossellini come commissario straordinario e in seguito presidente. In quegli anni si diplomarono qui eccellenti attori, registi e scenografi come Roberto Faenza, Carlo Lizzani, Marco Bellocchio, Paolo Virzì, Carlo Verdone e molti altri. Nel 2004 fu avviato un processo di decentramento delle varie attività didattiche in quattro sedi presso la città di Torino, Palermo, Milano e L'Aquila e ogni anno vengono selezionati allievi per i corsi triennali. Studiano recitazione, regia, sceneggiatura, montaggio e tante altre arti inerenti al meraviglioso mondo del cinema. E se vi è piaciuto, salvate il video e se volete seguitemi. Alla prossima!